Onorevole Scalfarotto. Grazie Presidente. Soltanto per segnalare un increscioso episodio che mi ha visto mio malgrado protagonista in Commissione Esteri nella giornata di ieri. Ieri il sottosegretario Manlio Di Stefano è venuto a fare un'audizione sul track record, diciamo, sul lavoro del governo sui diritti umani. E ci sta che l'opposizione faccia un po' il pelo e il contropelo al governo, soprattutto un governo che in tema di diritti umani, voglio ricordare, si è fatto dire dall'alto commissario Michel Bachelet che l'azione del governo mina profondamente i principi internazionali dei diritti umani. Quindi se viene Di Stefano a parlare di diritti umani, io, come dire, lo considero e lavoro sulle cose che dice. Ho fatto un intervento politico molto corretto, molto pesante, lo riconosco nei contenuti, ma correttissimo. Si alza un altro collega che si chiama Dimitri Cohen per dire semplicemente queste parole. Voglio stigmatizzare il fatto che l'onorevole Scalfarotto ha detto un sacco di scemè, di stupidaggini. A questo punto io chiedo alla Presidente Marta Grande di tutelarmi, perché le cose che io dico sono l'opinione dell'opposizione, non sono stupidaggini. Se uno vuole replicare nel merito, fa benissimo a farlo. Dire che io dico genericamente delle stupidaggini è una cosa che mi fa pensare che il Presidente della Commissione debba dire a Cohen: guardi, onorevole, o replica nel merito o calma i toni, come si fa di solito. Invece la Presidente Grande non solo non ha richiamato il deputato della Lega, ma mi ha detto: Scalfarotto, questa è la sua valutazione, cioè di Cohen, è la sua valutazione rispetto alle sue opinioni. Cioè non soltanto si è detto in questa Camera dei Deputati che le opinioni dell'opposizione sono stupidaggini, ma la Presidente della Commissione ha validato il fatto che le mie opinioni, le posizioni dell'opposizione fossero stupidaggini. Io a quel punto ho abbandonato la Commissione, ero l'unico rappresentante delle opposizioni, ho detto a questo punto se il Parlamento non serve a niente, la Commissione ve la fate da soli, e quindi me ne sono andato. Ora so benissimo che c'è proprio un piano per svuotare di contenuto questo Parlamento e per ridurre le opposizioni al nulla, però tutto ha un limite, signor Presidente, per cui io chiederò al Presidente Fico di tutelarmi, di richiamare la Presidente Grande e di spiegare alla Presidente Grande che non può lasciar passare questi epiteti come se fossero roba ordinaria, e farò valere la mia onorabilità in tutte le sedi e più ancora della mia onorabilità il ruolo delle opposizioni, perché in una democrazia le opposizioni sono vitali, servono, perché altrimenti ci trasformiamo nell'Ungheria di Orbán, che capisco è il progetto di qualcuno. Quando diventeremo Fraccaropoli faremo anche questa roba qui, ma per il momento le opposizioni non dicono stupidaggini, esprimono le proprie opinioni. Grazie. Grazie onorevole Scalfarotto, il rispetto nei confronti di tutti è presupposto per un buon lavoro. Sospendiamo la seduta, che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata. La seduta è sospesa.